Buongiorno. Buongiorno Vicarezzi, buongiorno ai suoi ospiti e buongiorno a tutti i telespettatori. Mi scuso per il ritardo ovviamente. No, ci mancherebbe, sono i problemi del traffico romano, infatti Angela sta salendo le scale, tra poco ci raggiungerà in milanese, infatti lei è arrivato con qualche minuto di ritardo. Siamo partiti dal terremoto, dai 18 moduli abitativi che sono stati consegnati su 3.000, lo abbiamo ricordato, sulla necessità di dare un governo a questo paese. So che lei mi dirà, votate il Movimento 5 Stelle, fateci prendere il 40%, ci portiamo a casa il premio di maggioranza e la risolviamo questa questione, però sa anche quanto è difficile e complicato arrivare a quel 40%. Beh sì, Vicaretti, in questo caso stiamo parlando di amministrazione di buon governo. A me non spaventa il fatto che non ci sia un governo, a me spaventa molto di più il fatto che ci sia un governo che non sia in grado di governare, ed è questa la realtà che abbiamo vissuto negli ultimi anni, ad esempio negli ultimi 4 governi. Che cosa significa? Che cosa mi interessa e ci interessa, interessa agli italiani? Avere un governo che si poggia sulle fondamenta di una maggioranza in Parlamento, ma che di fatto non fa nulla. L'esempio del terremoto, Vicaretti, non è altro che l'ultimo degli esempi, perché ed è complicatissimo anche spiegarlo, perché l'esempio del terremoto significa che una parte degli interventi era in capo alle province, un'altra parte a altri enti, enti che tra di loro non si parlavano ed enti che a parole erano stati aboliti. Parlo delle province con la legge del Rio, che di fatto non erano stati aboliti, avevano mantenuto la loro funzione, avevano visti tolti una parte dei fondi e quindi non potevano intervenire, come ad esempio per poter entrare all'hotel Rigopiano, eliminando ovviamente la neve che non permetteva di farlo. Quindi io penso che veramente la prima cosa che un governo deve fare è semplificare le norme ed efficientare il sistema. Lei si ricorderà, ad esempio, Vicaretti, che tutti gli ultimi governi sono partiti con un intendimento anche buono, la spending review, il taglio delle spese, il taglio degli enti inutili, che significa accelerare l'amministrazione e il governo. Sono tutte relazioni ben fatte, chiuse nei cassetti, non hanno fatto niente, sa perché? Perché quando c'è da fare qualche cosa, c'è magari da intervenire nei CDA per tagliarli, nei CDA delle 8.000 società partecipate e più, poi magari lì c'è dentro il parente o l'amico del politico che è stato messo lì perché non era stato eletto, o ci sono dei controfavori che devono essere fatti. È chiaro il suo ragionamento, Toninelli. Mi fa salutare Angela Mauro che ci ha raggiunto a Roma, meglio, si poteva provare a portarle a Roma perché poi c'era da vincere una concorrenza complicata come quella di altri grandi paesi. E la Giunta Raggi ha detto di no, lo stadio forse dirà di no, comunque non dirà sì a quel progetto per come l'abbiamo conosciuto. A cosa dite sì? A cosa dice sì il Movimento 5 Stelle? Non mi dica la lotta alla corruzione, perché questo lo diamo per buono. Ma sì, allora io sono 4 anni in Parlamento e 4 anni che ascolto queste affermazioni, le accetto, per amor del cielo, sono valutazioni. Io ritengo che affermare che il Movimento 5 Stelle è composto dal popolo del no sia proprio tecnicamente e sostanzialmente sbagliato. Io parto, sono stati affrontati vari punti, ovviamente sarò molto veloce. Sì, poi riprendiamo una alla volta, li riprendiamo tutti. Sì, grazie Vicaretti. Abbinare la parola impreparazione a Roma e di riflesso per la proprietà transitiva all'impreparazione del Movimento 5 Stelle a governare il Paese, se fosse vero questo, allora io affermo che abbinare la parola preparazione all'amministrazione di Torino per la proprietà transitiva significa che il Movimento 5 Stelle è preparato a governare il Paese. Quindi ecco, ci sono alcune realtà in cui certamente abbiamo fatto meglio, certamente la realtà di Torino va benissimo, quella di Roma è molto più complessa della realtà amministrativa di Torino, ma è certamente molto meno catastrofica. Io dico grazie al cielo che si sia detto no alle Olimpiadi. Avremmo dovuto sorbire i romani in primis e gli italiani in seconda battuta delle spese per tantissimi anni, come ci sono state le spese per i grandi eventi di tutte le altre grandi metropoli italiane e anche degli ultimi grandi eventi sportivi. Sì, non torniamo alla cosa delle Olimpiadi, l'abbiamo citata solo come, io l'ho citata come modello, come riferimento di quel che è stato. No, ma quindi da quello che ho capito, lei mi dice che non si può fare l'equazione tra
la capacità proposta e pratica politica del Movimento 5 Stelle con quanto sta accadendo a Roma, cioè i due giudizi li dobbiamo tenere distinti? Ma semplicemente per il fatto, Vicaretti, che il governo di una città significa amministrarla, significa gestire i dipendenti pubblici, significa gestire le strade, gestire le scuole. Amministrare e gestire un Parlamento significa fare le leggi da cui dipende la vita quotidiana degli italiani. Sono anche due cose completamente differenti. Io mi permetto anche di dire che anche il governo della nazione ha un ruolo completamente diverso. Il fallimento del governo Renzi sta nel fatto che non ha governato, che significa gestire 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici, relazionarsi con le categorie lavorative. Ci sono a Roma scioperi, come avete visto, manifestazioni di protesta, un giorno sì e l'altro pure. Quando ciò accade, significa che il governo ha fallito nella politica esecutiva, ha fallito nell'interloquire con le categorie dei lavoratori. E non sto qua a parlare di taxisti o di ambulanti, perché ne hanno fatti di tutti senta, i colori. Senta, io non per voglio entrare nel tema delle cubature, di quanto cemento, se c'è il rischio idrogeologico oppure no, come dire, quello lo lasciamo agli esperti, c'è un lavoro a parte. Io le voglio chiedere una cosa, perché sto alla narrazione, so che il termine appartiene a un altro, però sto alla narrazione del Movimento 5 Stelle, la partecipazione, la rete. Lei ha ricordato, abbiamo ricordato le Olimpiadi, parliamo dello Stato oggi, dello stadio. Oggi il professor Giovanni Orsina, dalle colonne della Stampa, scrive a Beppe Grillo: facci votare, cioè facciamo un referendum noi cittadini romani per decidere sì o no a questo progetto, sì o no a uno stadio privato. Io le chiedo due cose. Primo, se è favorevole. La seconda, se il destinatario è giusto, cioè la lettera deve essere mandata a Beppe Grillo o a Virginia Raggi. Allora, evidentemente decide la caposquadra Virginia Raggi, la squadra di Virginia Raggi, la giunta e i consiglieri. Questo mi pare assolutamente scontato. Quello che stiamo facendo è quello di gestire una delibera, cioè una decisione totalmente sbagliata, e del PD, ovviamente di Marino e del Partito Democratico. Chi ci ascolta deve sapere che si parla di stadio, in realtà ci sono 1 milione di cubature, che è un'infinità di cemento, e di tutto questo cemento lo stadio vale poco più del 10%, quindi è una speculazione immobiliare. Noi ci siamo assunti la responsabilità di gestire una scelta, tra l'altro sapendo, come hai appena affermato, che già la sovrintendenza afferma che ci sia un possibile rischio di dissesto idrogeologico. Di conseguenza dobbiamo valutare tutte le informazioni per trovare la scelta migliore per i romani e per la squadra Roma. Detto questo, lo stadio noi lo vogliamo fare, ma nel passando per un referendum cittadino, Toninelli, poi andiamo oltre Roma, passando per un referendum cittadino? Io non lo so, lo deciderà la squadra di Virginia, questo mi pare scontato, ma quando tu ti interpelli, vai ad interpellare i cittadini. Ai cittadini devi dare tutte le opzioni esistenti sul tavolo. Oggi queste opzioni non sono ancora completamente esistenti. Oggi ci sarà un incontro, la determinazione è entro il 3 di marzo, non andiamo a casaccio, eventualmente laddove lo decidessero, a chiedere ai cittadini senza permettere di sapere tutto quello che c'è da sapere. Perfetto, no, una battuta però faccio, vi carete molto velocemente. Se diciamo di sì allo stadio, domani ci diranno che siamo dalla parte dei palazzinari, ed è falso, perché se fossimo stati dalla parte dei palazzinari avremmo già dato avvio a questa cementificazione. Lo hanno detto infinita. Anche attivisti del movimento. Fosse nato a Parigi, voterei la Marine Le Pen? È una bella domanda, Vicaretti. Quello che ti posso rispondere è che avrei dovuto nascere a Parigi per saperlo, perché non ho sufficienti informazioni stando da qua. Certo, dico una cosa, Marine Le Pen non è certamente Beppe Grillo, ma nonostante in molte occasioni si cerchi di far rientrare nel perimetro del populismo lei e anche il Movimento 5 Stelle, ma lo dico per alcuni dati sostanziali, non ha mai rifiutato i rimborsi elettorali, fa politica da sempre, è una politica professionista, non si è mai dimezzata gli stipendi, ha tutto una, diciamo, fondamenta politica, una struttura politica, un ideale
ideale politico che è completamente diverso dal nostro, che poi su qualche cosa si possa essere d'accordo, cioè sul fatto che questa Europa, così com'è, che non si fonda sui diritti degli europei, ma si fonda purtroppo sulla moneta e i flussi monetari che da un paese all'altro passano, e quindi è un'Europa più burocratico-finanziaria, evidentemente ha ragione, ma da un certo punto di vista di identità siamo completamente diversi. Una cosa molto velocemente, Vicaretti, prima il direttore Polito affermava noi Movimento 5 Stelle non dobbiamo, quando parliamo di noi, mettere sempre la premessa dei governi fallimentari precedenti. Questo è vero, non dobbiamo esagerare, ma certo che se scendiamo in pista per partecipare ad una gara importante, questa competizione è l'amministrazione di Roma, e quando scendiamo in pista per salire sulla macchina, questa macchina è completamente distrutta, non ha più neanche il motore. Sono dati di cronaca affermare che non possiamo farla partire immediatamente, ma dobbiamo chiamare il meccanico, dobbiamo chiamare il carrozziere. Infatti dicevamo che è uno dei punti di forza. Non sono autoassolvimenti di responsabilità nostre. No, ma dicevamo che è uno dei punti di forza. Guardate, Minelli fa parte delle incompatibilità tra voi e Marine Le Pen, quei concetti, quei messaggi, quel rifiutare di indossare il velo in Libano, tanto per stare a una delle ultime immagini che hanno girato in Europa? Allora, non fa certamente parte di noi, e non penso neppure che serva ovviamente al Movimento 5 Stelle. Io penso che non sia questa l'età del pessimismo, ma sia l'età del realismo, e il Movimento 5 Stelle non riceve consenso con affermazioni come Le Pen o come lo stesso Salvini, che vanno a prendere la pancia di quelle persone che sono talmente in una situazione di guerra tra poveri che ovviamente vedono come unico nemico il più povero di loro o il meno povero di loro, perché nella battaglia di sopravvivenza questo è. Noi Vicaretti, quando proponiamo il reddito di cittadinanza, è una proposta concreta per togliere alla guerra tra poveri i taxisti, i vigili del fuoco, i disoccupati, i pensionati che prendono 480 euro, quelli che lavorano per cooperative con contratti precari a 600 euro ma che per poter continuare ad andare avanti magari votano il partito che gli permette, che dà la commessa a quella cooperativa. Ci ricordiamo il CARA di Mineo, quanti voti prendeva il partito di Alfano, NCD, ma ovviamente perché probabilmente gestiva anche, ci sono anche delle inchieste giudiziarie, gestiva anche politicamente quel CARA che aveva 6.000, il più grande d'Europa, richiedenti asilo. Il reddito di cittadinanza, tra le tante proposte che facciamo, è quella cosa che darebbe quella sopravvivenza, quella sicurezza di sopravvivenza, quel salvagente sociale che ti permetterebbe come prima cosa di rapportarti diversamente alla vita quotidiana, come seconda cosa di tenere in mano, quando ti capita quella volta che ci mandano a votare, una scheda elettorale e tenere in mano la matita in libertà. Sa, perché che se tieni in mano la matita sotto ricatto lavorativo, Vicaretti, aspetta, non far concludere, se tieni in mano la matita con il sotto ricatto lavorativo, sai che cosa ti dico? Che purtroppo io stesso, con un mutuo sulle spalle come tutti gli italiani e le rette della scuola dei bambini da pagare, purtroppo metterei anch'io la X da quella parte che mi permette di continuare a pagare il mutuo, ma non va bene. Ed è questa una proposta concreta. Io penso che tantissima gente, non me non mi interessa il voto che ci danno, ma tantissima gente ci vota perché sa che se andassimo al governo, anche a fatica, andando in Europa, lì sì a picchiare i pugni sui tavoli e dire: signori miei, noi dobbiamo fare deficit produttivo. E significa che non ci interessa per qualche anno il 3% dei vincoli europei che ci hanno impoverito e hanno impoverito gli italiani. Il reddito di cittadinanza lo facciamo, punto. No, io la interrompevo perché, visto che venivamo dalla Francia, Benoît Hamon ha una proposta che è molto simile al reddito di cittadinanza, si chiama reddito universale per ma voi posso chiedere, le risorse, io penso che non sia di base sbagliato il reddito di cittadinanza, quindi chiarisco questo. Cioè, come però, lo finanziamo? Come lo finanziamo, è questo che non ho capito. Toninelli. Beh, io le rispondo: come hanno finanziato il salvataggio di alcune banche, tra cui la banca al Monte Paschi di Siena? L'hanno finanziato facendo debito, e mi sembra che non sia necessario trovare
per forza delle coperture tagliando nei servizi. Se noi dovessimo governare, noi con grande serietà crederemmo, chiamiamolo piano industriale, ovviamente non c'entra nella politica, andremmo in Europa dicendo loro: signori miei, noi abbiamo questo piano, è ovvio che ci serva investire, ci serve investire tanto, ma noi garantiamo un ritorno in termini di occupazione e in termini di tasse, significa che finalmente, solo così, riusciremo a iniziare ad abbattere quel debito pubblico che ci tiene le mani legate, perché quanti sono gli interessi passivi annuali sul debito pubblico? E se non riusciamo a fare investimenti produttivi che rilanciano i consumi, perché la crisi dell'Italia è una crisi di consumi, i cittadini italiani possono comprare di meno, chi produce di meno perché vende di meno, quindi licenzia. E se rilanci l'economia, il reddito di cittadinanza è la prima misura shock, perché ridarebbe la possibilità a chi è escluso dal mercato e dalla società di rimettere qualche soldino nella società, perché riprende a vivere. Parte a quindi debito. È l'ultimo dei problemi. No, 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 ma è chiaro il suo ragionamento. Partiamo a debito, poi si innesca un circolo virtuoso nell'economia e questo ci fa ripartire. Per stare sempre a questo... Una battuta, Vicaretti, se posso. Sì. Velocissima. Tu ricorderai quell'immagine di Renzi, Valls e altri giovani leader europei in camicia bianca qualche anno fa, vero? Toninelli, l'abbiamo fatta vedere 10.000 volte. Avete per dire vedere. Che hanno fatto tutti una finaccia. Domando, io non ricordo, lo so. Quanti sono stati bocciati clamorosamente, mi pare tutti? Sì, no. Da Renzi in giù?